Ciao a tutti e benvenuti nel quarto video tutorial, dove andremo a parlare di fotografia di paesaggio. Credo che più o meno sarà la categoria che tutti noi preferiamo, che tutti noi pratichiamo, soprattutto chi ha le prime armi, che inizia a fare delle foto fatte un po' a modino, le foto poi alla fine che vengono più scattate, più condivise, più cliccate, sono giusto le fotografie di paesaggi, specialmente quelle notturne. Ho preferito farvi vedere la post-produzione di una fotografia notturna perché è molto più delicata e molto più complessa di una fotografia fatta di giorno. Ovviamente i dati di scatto che possiamo vedere qua in alto devono essere quelli giusti, dovete aver già compreso le basi dello scatto di una fotografia notturna, cavalletto, tempi lunghi, F abbastanza chiusi e i millimetri dell'inquadratura che preferiamo. Ovviamente per avere una foto nitida e pulita consiglio sempre di utilizzare ISO 100. Almeno che non vogliamo catturare nel cielo delle stelle o fare comunque della fotografia più spinta, ma questa è un'altra cosa. Nella fotografia urbana e di paesaggio, ISO 100 viene perfettamente pulita la foto. Benissimo. Iniziamo con la nostra post-produzione. Attiva correzione profilo, che in questo caso è veramente poco in quanto eravamo a 36 mm. Diamo una leggerissima vignettatura di meno 10, dà sempre un bel effetto qua nel cielo. Continuiamo. Diamo appena appena un po' di luminanza perché siamo a ISO 100, quindi basta 35 con dettagli e contrasto al massimo. Facciamo un po' di zoom qua magari dal campanile. Ecco qua, ci spostiamo. Perfetto. Dunque, andiamo a regolare la nostra nitidezza tenendo premuto sempre il tasto alto della tastiera. Andiamo a decidere la maschera che vogliamo utilizzare per aumentare la nostra nitidezza. Scegliamo una cosa giusta proprio per le linee esterne dei nostri oggetti. Ecco qua, aumentiamo un pochino, benissimo, senza esagerare e senza toccare questi due parametri che, come ho detto già in una puntata precedente, vanno a modificare un po' troppo la nostra fotografia. Così è come era la foto prima, soprattutto se aumentiamo un po' lo zoom, possiamo vedere che qua è decisamente meno a fuoco e più opaca rispetto a dopo quando andiamo a riattivare il nostro effetto. Qua nel cielo abbiamo tolto molto rumore e nella chiesa abbiamo aumentato ancora la nostra nitidezza che era già buona. Benissimo. Dopo aver fatto questi passaggi, continuiamo dando un contrasto medio. Abbiamo scurito un po' la foto dando il contrasto medio. Allora andiamo a recuperare un più 35 di ombre e un più 45 di neri. Le ombre consiglio sempre di non esagerare, perché se esagerate, vedete qua, la foto viene bruciata, viene fuori rumore, vengono fuori dei pixel di colori non naturali, viene fuori un paciugo. Allora, un più 35 di ombre, massimo proprio un più 40, e vado a tirare sui neri. Tirando sui neri vado a eliminare proprio quelle brutte zone d'ombra che c'erano prima. I neri creano molto meno problemi che le ombre quando li alziamo, soprattutto in queste foto fatte di notte, quindi io direi un più 45 di neri. Poi, se la foto non ci piace, ci risulta ancora un po' buia e vogliamo migliorare ulteriormente di luminosità, andiamo ad alzare leggermente l'esposizione, ma non di troppo. Diciamo che un più 23 è già più che accettabile. Poi, se il nostro contrasto ancora non ci basta, ma in questo caso direi di sì, perché è molto contrastata, potevamo aggiungere un più 20. Ma qua va benissimo così, 0. Poi, come possiamo vedere, passando alle luci, qua nel campanile è quasi bruciata la zona. A stento riesco a vedere i mattoni, le finestre, eccetera. Allora, tenendo premuto il tasto alto della tastiera, andiamo ad abbassare un po' le luci. Vedete, quelle zone lì erano bruciate. Quindi lo portiamo un po' giù, diciamo che un meno 25 va benissimo, ecco qua. Così era prima e così è con meno 25. Per il computer in questa zona qua, come potete vedere,
non c'è zone bruciate, però al nostro occhio noi vediamo che qua è buio, qua è troppo luminoso, quindi se vogliamo recuperare ancora un po' possiamo farlo. Oh, scusate, qua ho sbagliato, rimettiamo più 20. Allora, più 0,20, andiamo a ritoccare le luci, ecco qua. E abbassiamo un pochino, diciamo che meno 35 è giusto compromesso. Campanile si vede, le luci si vedono, l'abbiamo abbassato un pochino, mi sembra che sia tutto bilanciato. Benissimo, i bianchi li lasciamo stare perché siamo di notte e se io li alzassi non succederebbe niente perché la zona è prevalente buia e prevalentemente nera, andrebbe ad alzare solo le parti di luce. Poi, come in tutte le fotografie, soprattutto dei paesaggi, diamo almeno un più 20 di chiarezza. Non esageriamo perché se noi esagerassimo i contrasti sarebbero troppo forti e la foto sembrerebbe quasi di plastica, quasi finta. Quindi un più 20 è più che sufficiente. Perfetto. La foto in questo caso è molto calda, è molto sui toni giallo-arancione perché il sensore in automatico della macchina sull'esposizione del bianco ha impostato questa modalità. Se non ci piace che vogliamo dei colori un po' più freddi con il nostro contagocce, andiamo a prendere una zona che sappiamo che è grigia come il campanile ed ecco qua che il programma cambia la nostra temperatura in automatico. Il cielo ora è blu, la foto è un po' più fredda, ha mantenuto comunque i colori originali caldi dei lampioni, per me è molto meglio. Così è come era prima. Vedete molto giallo, che comunque può piacere, la fotografia, lo dico sempre, soggettiva, sono gusti. A me piace, ad esempio, un po' più fredda, ripristina, mi piace di più così. Poi, se il cielo vogliamo potenziarlo o vogliamo togliere un po' di blu nel caso che sia troppo, possiamo andare a regolare i vari colori. HSL, vedete, saturazione, possiamo modificare tutti i vari colori. Ad esempio, a volte in una foto può esserci un verde che può dare noia, che può star male, lo andiamo a togliere. O magari può esserci. In questa foto non mi sembra che ci siano dei colori che danno problemi, però se vogliamo aumentare o diminuire l'intensità di un colore, possiamo farlo. La tonalità, possiamo cambiare la tonalità di un colore. Possiamo cambiare la luminanza. La luminanza è la luminosità di un certo colore. Come potete vedere, se aumento il blu, aumenta decisamente, vedete qua sul campanile, la luminosità di quel colore. Questo era solo per farvi un esempio. In genere, si va a toccare la saturazione per enfatizzare più o meno un certo colore. Benissimo, BN, se vogliamo fare la nostra foto in bianco e nero, ma ne parleremo specificatamente in un altro episodio. Per finire, se la nostra foto dovesse risultare storta, andiamo a raddrizzarla. Possiamo farlo sia manualmente, oppure possiamo andare a premere questa icona dell'angolo. Vedete, io la premo, mi è cambiato il cursore. Ho come un righello, per raddrizzare la mia foto. Mi basta o in orizzontale o in verticale seguire le linee di un oggetto che, secondo me, nella foto era dritto. Come ad esempio le righe del campanile, tenendo premuto il tasto sinistro, io vado a seguire le righe del campanile dell'angolo a 90 gradi. Come vedete, il programma mi ha raddrizzato la foto in automatico. Questo era per farvi vedere questa funzione, ma la foto era già abbastanza dritta. Nei casi più estremi, dove la foto è molto storta, fa molto comodo. Perfetto. Se vogliamo migliorare, ad esempio, la situazione qua dell'acqua, dando molta chiarezza all'acqua, ecco qua, diamo solo al nostro pennello un più 100 di chiarezza e andiamo a spennellare qua nell'acqua. Come vi ho detto, la chiarezza totale della foto, come l'abbiamo regolata prima, è un più 20. Ci sono zone come l'acqua, come il cielo, come dei punti che magari non danno tanto fastidio, come le persone, come i visi, come le strutture, le case, gli edifici, che possiamo andare a dare molta più chiarezza. Come vedete, con il nostro pennello, vedete così lo spengo e così lo riaccendo, la foto è migliorata parecchio, abbiamo contrastato di più l'acqua, dato dettaglio alle luci, alle onde e la foto è molto più bella.
Se ancora non siamo contenti e magari ci sono delle zone d'ombra come qua e vogliamo recuperarla un po', non facciamo altro che prendere un altro pennello, dare all'ombra un più 100 e andare a recuperare questa zona. Ecco qua. Se il recupero a 100 ci pare troppo, facciamo un più 50. Direi che è molto accettabile. Possiamo andare a recuperare anche qua. Possiamo andare a recuperare dove vogliamo. In questo caso, secondo me, ci stava bene un po' qua e siamo a posto. Chiudi. Benissimo. Queste sono le regolazioni, gli strumenti base che possiamo applicare a una fotografia di paesaggio per migliorarla e non poco, direi. Abbiamo finito e la esportiamo come sempre nel nostro desktop, va benissimo, la ridimensioniamo se vogliamo oppure la lasciamo stare, esporta, ecco qua. Perfetto, spero di essere stato chiaro, che il tutorial vi sia piaciuto e buon post produzione, ciao!